Benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare con voi una maschera viso. Perché ne ho bisogno? Perché non sono abituata a truccarmi così tanto con prodotti che contengono insomma un po' di schifezze, però quando mi trucco mi piace truccarmi bene, ovviamente bene secondo appunto quello che è il trucco che secondo me mi sta meglio. E il giorno dopo o i giorni seguenti ho questa pelle che tira nonostante io abbia la pelle grassa. Quindi ho deciso di fare una maschera fatta in casa, sia stringente per i punti soggetti a schifezze, ma anche bella idratante e rimpolpante. Mi scuso se ho fatto pochi video in questo periodo, non c'è un motivo particolare. Moltissimi di voi si sono preoccupate perché di solito posto da 1 a 6 video al giorno, ma non c'è davvero nessun motivo per questo. Semplicemente ho rallentato un pochino con i video, ma sicuramente adesso che arriverà poi il periodo natalizio, oltre al beauty porterò anche i miei soliti video sulle decorazioni di Natale, su come fare tantissime cose che già appunto devo fare per decorare casa mia. Quindi l'anno scorso vi era piaciuto questo genere di contenuto sia sul blog ma anche su YouTube, e sicuramente quest'anno porterò qualcosina. Ho notato anche che vi stanno piacendo tantissimo gli articoli, sto postando sia recensioni di prodotti che sto usando e che ovviamente compro ed utilizzo da consumatrice, recensisco film, serie TV che sto guardando che sono appena uscite, insomma sto recensendo un po' di tutto e metto anche delle ricette naturali. Mi avete chiesto ancora una volta di potersi iscrivere alla newsletter, ci lavorerò nei prossimi giorni, promesso, e poi vi avviserò come iscrivervi praticamente al blog. Allora, iniziamo subito. Ho deciso appunto di fare una maschera col limone, che è una stringente che mi aiuta a pulire tutto, rende anche diciamo un leggero scrub nella zona T, ma anche allo yogurt che mi va ad idratare in profondità la pelle e a calmarla. Sono 2 ingredienti che mi piacciono molto per le maschere. Ho appunto la necessità di fare una maschera, visto che già dovevo fare la maschera, ho detto ok, registro il video. E iniziamo subito con questo video. Non guardate il mio smalto che è sbeccato, ma devo toglierlo e quindi dopo lo vado a togliere. Iniziamo subito. È ovviamente semplicissima, andiamo a prendere semplicemente 2 cucchiai di yogurt, anche perché almeno non lo sprechiamo. 2 cucchiaini, scusate. E andiamo a metterci un pochino di limone. E rimescoliamo. Spero di esserti stata utile, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato come sempre, lascia un commentino qui sotto, metti un like se il video ti è utile e come sempre fammi sapere da che provincia stai guardando, in questo modo appena finirà tutto questo periodo riuscirò ad organizzare degli eventi in giro per l'Italia per conoscervi tutte. E niente, un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!